Buongiorno, in questo nuovo video voglio parlarvi delle stringhe, ma prima di iniziare voglio ricordarvi di iscrivervi al canale, attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati e mettere un like al video. Cosa sono le stringhe? Le stringhe sono le strutture dati. Come si dichiarano? String, nome stringa. Le stringhe sono vettori di caratteri. Come facciamo ad acquisire una stringa? Cout inserisci una stringa and cin stringa, che in questo caso si chiama parola, e poi posso fare cout parola and. Vediamo se funziona. Ciao, ciao. Cosa succede se io inserisco uno spazio? Ciao mamma. Non viene letto. Come faccio? Devo utilizzare il getLine. GetLine, cin, parola, vuol dire che leggerà tutta la riga fino a che non inserisco una capo. Ciao, mamma. In questo caso riesco a leggere tutta la parola e anche lo spazio. Quindi io so che la stringa è un vettore di caratteri. Quindi io posso vedere in terza posizione cosa trovo. Ricordami che gli indici partono da 0 come vettori. Quindi terzo carattere. Terzo carattere una A. Quindi vi ho fatto vedere come definire una stringa, come acquisire la tastiera il valore. Vi ho fatto vedere come usare il getLine e come mostrare un determinato carattere. Se io voglio andare ad agire sulle stringhe, posso applicare un ciclo for per l'elaborazione. Posso usare il metodo .length, che mi dice la dimensione della stringa, e posso, per esempio, ai caratteri di posizione pari, andare a modificare la stringa e mettere un carattere a piacere, per esempio l'asterisco. Quando accedo a un carattere devo usare gli apici, quindi char l'asterisco lo metto tra apici. Nome stringa tra quadri accedo all'iesimo elemento, quindi ai caratteri in posizione pari metto l'asterisco. Anche lo spazio viene considerato come un carattere in posizione pari. Esistono poi delle funzionalità che mi identificano se un carattere è una cifra, un carattere alfanumerico, una lettera maiuscola o uno spazio. Per esempio, io voglio che la sostituzione degli asterisco con gli elementi di posizione pari avvenga anche se non è uno spazio. And not is space di parola di i. Quindi cosa vuol dire? Se not deve essere in posizione pari e non deve essere uno spazio, perché avvenga la sostituzione. Ciao, mamma. Ok. I primi due ok, poi lo spazio non me lo mette e poi continua con gli altri in posizione pari. Allo stesso modo esistono quindi le funzioni isUpper per identificare se una lettera alfabetica maiuscola, isLower per identificare se una lettera alfabetica minuscola, isAlphaNum per identificare se è una cifra o una lettera alfabetica, isAlpha per identificare se è una lettera alfabetica, poi abbiamo isDigit per identificare se è una cifra. Posso anche convertire, facciamo un altro esempio, string parola 1 uguale a 125. Convertire una stringa in un numero. Come faccio? AtoI parola 1.cstr. Per applicare la funzione AtoI che mi trasforma da stringa a intero, io devo utilizzare una stringa del C, quindi utilizzare nome stringa.c underscore str. Andiamo ad eseguire. Quindi qua metto ciao mamma della prima parte, poi 125 che viene visto come un numero. Se io ad esempio metto più 50,
mi darà 175. Vediamo. 175, quindi ato i parola c.str è stato trasformato quindi in un numero. Esiste anche la funzione atof per trasformare in float. Posso anche concatenare due stringhe. Se io faccio parola 1, parola 2, vado a concatenare le stringhe. Vediamo. Parola 1, sì, qua mi sono sbagliato. Quindi a ciao mamma metterà la stringa 125. Così ho concatenato due stringhe con l'operatore più. Come faccio a eliminare qualche carattere? Posso usare la funzione erase, quindi nome stringa erase, parola.begin, partendo dall'inizio che posizione. Io voglio eliminare il secondo, più 1, più 0 è il primo. E poi faccio cout parola. Vediamo. Quindi qua ha eliminato la i. Per il primo era l'asterisco, lo tengo, il secondo lo elimino, quindi rimane asterisco, asterisco O, spazio, M, asterisco A. E poi c'è il 175 che era di prima. Come faccio a confrontare due stringhe? Ops. Posso fare così, if parola uguale a parola 1. Same string else. Ovviamente in questo caso mi aspetto che siano differenti. Andiamo a vedere. Different. Ok. Come faccio a copiare una stringa? Posso fare parola 1 uguale parola. Adesso vado ad eseguire e mi dovrebbe dare same string. Same string, ho fatto quindi una copia. Infine voglio mostrare come fare una substring, una sottostringa. Io faccio string s1 sarà uguale a parola.substr. Da che posizione li voglio mettere? Dal carattere in posizione 1 ne voglio 5. Quindi il primo indica l'indice della stringa iniziale, quindi della stringa parola da cui voglio partire, e il secondo parametro quanti caratteri voglio tenere. S1, ok. Quindi io parto non dal carattere io sono su parola, parola l'ho mostrata qua, non parto dal carattere in posizione 0, non dal primo asterisco ma dal secondo asterisco e prendo 5 caratteri, quindi asterisco O, spazio, M, asterisco. Infine, l'ultima funzione è la find. Io facciamo string s2. E facciamo M asterisco M. Come faccio a sapere se un elemento è presente? Dovrò dichiarare un tipo size t found, quindi una variabile che chiamo found di tipo size t e userò parola.find s2 e farò un if del tipo if found è diverso da string due punti, quindi il namespace string. Se è vero, vuol dire che ho trovato il mio elemento. E avrò bisogno di mettere, di includere anche string. Vediamo. E la trova alla posizione 4, quindi lui mi dice, partendo dalla stringa parola,
che è quella prima del 175, cioè questa. La prima posizione me la trova, quindi queste 0, 1, 2, 3, alla posizione 4 trova l'inizio della stringa che sto cercando, M asterisco M. Quindi ricapitolando, dichiaro la stringa string, che è il tipo nome della stringa. Cout, faccio inserire col cin, vado fino allo spazio ad usare getLine, cin nome stringa. Cout, visualizzo la mia parola. Dopodiché, posso visualizzare un determinato elemento andando a cedere con le parentesi quadre, vista che è una struttura dati, un vettore di caratteri. Posso elaborare i miei elementi utilizzando il ciclo for. Per controllare la lunghezza posso usare nomestringa.length. Posso controllare gli elementi in una certa posizione o che i caratteri siano spazi, lettere alfabetiche, maiuscole e minuscole, usando le funzioni che vi ho detto prima. Per andare a modificare, nome stringa tra quadre l'elemento, la posizione, quindi a quell'elemento lì io vado a mettere un carattere, quindi vado a utilizzare gli apici, mentre nella definizione delle stringhe io uso le virgolette. Poi lo vado a mostrare usando il cout. Dopodiché faccio vedere come si concatena usando il più, definisco una nuova stringa che mi servirà dopo, mostro come si fa a cancellare un elemento, un carattere dalla stringa, nome stringa.erase, nome stringa.begin, partendo dall'inizio, quale carattere, quello in posizione, il secondo elemento, perché il primo è in posizione 0, mostro la stringa, poi vado a trasformare la stringa parola 1, che è un numero, in un numero, usando la funzione atoi. Per farlo devo convertire la stringa, dall'oggetto del tipo stringa, alla stringa del C, usando C underscore str. Faccio vedere come si fa la copia di stringhe, faccio anche vedere il confronto tra stringhe usando semplicemente l'operatore uguale uguale. Infine, due cose, substring, definisco una nuova stringa che parte la parola e prendo l'elemento dalla posizione 1, quindi il secondo, e ne prendo 5, che è il secondo parametro. Infine, faccio vedere il find, definisco una nuova stringa che cerco nella stringa principale, che è parola. Se lo trovo, mi dice anche la posizione.